Allora, invece ci chiedono, secondo te, che rapporto ci sarà tra Morata e Vlahovic? Morata anche detto magari di voler andare via dopo l'arrivo di Vlahovic. Pensi che possano convivere nella stessa Come no, squadra? ma l'hai visto subito in prima partita. Secondo me Morata viene un po' liberato sia a livello proprio di posizione in campo, sia a livello di responsabilità, perché Morata è stato un parafulmine nella prima parte di stagione. A me è un giocatore che piace, è un giocatore che credo sia stato criticato anche eccessivamente. È chiaro, non è il bomber da 30 gol a stagione, però è un giocatore di alto livello e molto utile, è molto utile. E io credo che avrebbe anche segnato di più se avesse giocato in una squadra un pochino più alta e senza sempre il compito gravoso di doversi abbassare a metà campo per giocare a spalle alla porta, che è una cosa che avrebbe limitato chiunque, ma anche Vlahovic, se dovesse giocare in situazioni del genere, farebbe fatica. Hai visto Morata portato verso l'esterno e con la possibilità di connettersi, di dialogare, di avere magari un po' meno attenzioni e soprattutto di arrivare fronte alla porta ad attaccare, partendo un pochino più in alto. È un Morata che si è inventato l'azione del gol del 2-0 contro l'Hellas. Io penso possa essere una partnership molto, molto efficace. E penso anche che questa chiave di seconda punta un po' esterna possa essere la chiave per la parte finale della carriera di Morata, che in questa posizione, indipendentemente da Juventus, squadra dove andrà a giocare, perché non so quanti margini di permanenza ci siano. La Juventus non sembra intenzionata a riscattarlo, però vedremo come si chiuderà. Ma credo che anche in nazionale questi siano panni molto interessanti per un giocatore che a volte non è stato riconosciuto per il valore che ha. Poi anche lui ha steccato qualche occasione, indubbiamente. Però Però io credo sia un giocatore superiore a quella che la media di idea che si ha soprattutto in Italia nei confronti di Mora. ottimo, ottimo. Invece Giovanni, che ringraziamo, ci chiede, innanzitutto ti dice come sempre, ciao Stesi, è un grande, quindi ti apprezzano tutti moltissimo, Giovanni, ovviamente. piacere Un saluto dall'Australia, in Australia, il nostro di sentirti. Sì, Giovanni. è il nostro uomo down under, Giovanni. Una volta ci siamo fatti anche una chiacchierata dal vivo, qua in live. Straordinario, straordinario. Dimmi tutto, Giovanni. Ottimo, Mi ottimo. parla Allora, mi parla di di musica, musica, Giovanni, Giovanni. anche oggi? Guarda, oggi no, stranamente, probabilmente non ti parla di musica e ti chiede invece di Vlahovic e Zaccaria. Dice: Dimmi. secondo te con Vlahovic e Zaccaria la Juve può arrivare in fondo in Champions? La Champions è un discorso a parte. La Champions è un discorso a parte. Sicuramente è una Juve che cambia passo con questi due acquisti. Lo abbiamo visto fin da subito. Non solo perché mette nel motore due valori indiscutibili, ma anche perché in qualsiasi gruppo, specialmente in un gruppo che aveva bisogno di una scossa, vedere arrivare due giocatori del genere, vedere prendere Vlahovic come la Juve lo ha preso, vedere entrare in squadra un giocatore di rango internazionale come Zaccaria, dà un immediato stimolo. E questo si vede, e questo si vede. Detto ciò, poi ci sono anche le importanze tecniche, perché Zaccaria è il giocatore che completa il sistema di centrocampo, può fare tante cose, è un giocatore posizionale, è un giocatore di equilibrio, è un giocatore che, come si è visto con l'Hellas, ha anche la gamba per poter andare. E credo che sia un giocatore che mette a posto anche gli altri, perché Locatelli può integrarsi benissimo con lui, Arthur lo abbiamo visto, ha giocato una partita di altro livello rispetto alla maggior parte di quelle che aveva fatto nei tempi recenti. Lo stesso Rabiot ha beneficiato, e Vlahovic davanti, Vlahovic super top. Io continuo, ve l'ho detto fin da subito,
credo fortemente nella possibilità di giocare con i tre lì davanti. Dybala, che a quel punto viene anche scaricato dalla responsabilità di essere il giocatore principale, l'inventore quasi unico della squadra, e può essere anche alleggerito dal punto di vista della marcatura, perché il pericolo pubblico numero uno diventa il serbo, ma anche Morata viene portato a fare un gioco più idoneo alle sue caratteristiche. Sul video di commento di ieri ho fatto proprio un discorso specifico sul Tridente. Tu mi chiedi della Champions League. La Champions League è un'altra cosa. Il Villarreal è rivale superabile, ma rivale ostico. È rivale sul livello del Porto dell'anno scorso e forse anche superiore al Lione dell'anno prima o del livello dell'Ajax che ha buttato fuori la Juve nell'ultimo anno di Allegri, per cui non è un turno facile. E Zaccaria conosce la Champions League, Vlahovic no. Questo credo che sia il gradino di fronte a Dusan Vlahovic, perché partite internazionali con il club zero in carriera, e la Champions League sappiamo bene essere un'altra cosa. Io ho l'impressione che si presenterà con convinzione, perché questo è un ragazzo su quale i dubbi sono veramente pochi. È uno di quelli che ha i crismi per poter essere stella assoluta. Però la Champions League è un altro paio di maniche. I pronostici sulla Champions League, già i pronostici in generale lo sapete, secondo me sono inutili. Quelli sulla Champions League sono proprio impossibili. È una sfida scintillante quella col Villarreal. La Juve deve superare il turno. Deve superare il turno per quanto ha fatto a gennaio, per quanto ha fatto negli ultimi anni. Non sarà facile. Per teste, Arthur della Juventus è la chiave per consentire una migliore qualità al gioco della Juventus. Per me, dice Lorenzo, è l'unico irrinunciabile nel centrocampo bianconero. Non so se sia un irrinunciabile, ma lo sai cosa penso di Arthur? Me ne sono innamorato ai tempi del Gremio, l'ho sempre anche molto spalleggiato al Barcellona. Credo sia stato determinante nella Coppa America 2019 nel Brasile, al fianco di Casemiro, e avevo grandi aspettative alla Juventus, e che fin qui non sono state soddisfatte, anche perché ha avuto tanti problemi fisici. Arthur ha delle caratteristiche uniche. È uno. Scusate, che col pallone gestisce la partita. Ama portarlo, ama un po' scegliersi le zone. Nel calcio italiano questa cosa si può fare un po' meno rispetto ad altri lidi. Non so se è l'irrinunciabile. Zaccaria è arrivato per essere una colonna, e Locatelli è l'altro giocatore basilare del centrocampo della Juve. Come terzo Arthur per me ci sta benissimo, benissimo. È un giocatore che però deve un po' aiutarsi da solo, nel senso che è lui che deve dare un cambio di passo a se stesso e di conseguenza alla squadra. Perché l'Arthur di queste prime 48 partite giocate con la Juve non è l'Arthur di Barcellona, della prima stagione a Barcellona, e non è sicuramente neanche l'Arthur del Gremio. È un giocatore che può e deve fare di più, ma è un giocatore che per valori ha sempre incontrato il mio gusto. Intanto Francesco, che ringraziamo, ci chiede, spesso hai parlato della difesa a 3 nella Juve. Chi vedresti bene come esterno sinistro considerando Chiesa, Cuadrado a destra? Francesco prova a dare il suo nome, Sì. Guerreiro. Raffaele Guerreiro, beh, sarebbe un acquisto non da poco, visto che parliamo di un elemento di riferimento nel fare questo ruolo e anche altre cose nel calcio internazionale. Allora, sì, ho sempre un po' in testa l'idea che la Juventus possa giocare a tre, e lo si è anche visto. Quasi mai una difesa a tre dichiarata e stabile, ma una squadra che, come tantissime altre, scala sul pacchetto a tre per impostare e a volte anche per aspettare. In questo senso, il fatto di avere un giocatore dall'intelligenza sopraffina come Danilo e anche polivalente permette di poter ragionare. Però adesso credo che Allegri ci abbia fatto vedere che l'idea è quella di un 4-3-3 per sostenere quel tridente di enorme potenziale, per mettere a sistema anche nel modo migliore i centrocampisti, che poi è una cosa che può avvenire anche questa scalata, anche perché contro l'Hellas Cuadrado rientrava dagli impegni per le nazionali ed è partito dalla panchina, ma io non mi immagino una squadra senza Cuadrado come protagonista intoccabile. Tu mi parli dell'altra fascia, a sinistra la Juventus de deve intervenire sul mercato. Principalmente perché Alexandro, che per me a livello assoluto è un giocatore di massimo valore, però non solo quest'anno.
già da un paio di stagioni, se non tre, non rende per quello che potrebbe. Quest'anno De Sciglio ha dato un contributo giocando su entrambe le fasce. L'ultima partita è stata buona, ha fatto anche gol, un gol importante con la Roma, l'assist che ha trovato contro l'Udinese, l'assist in Champions League contro lo Zenit, la palla che ha disegnato per il gol partita di Ken in Juve Roma all'andata. De Sciglio sta vivendo una stagione di rinascita. Pellegrini ha giocato 7 partite da titolare in campionato, quando in estate non era neanche stato messo in lista UEFA, per cui anche qua sono arrivate delle risposte insperate, però in generale il posto di laterale o di terzino sinistro nella Juve, io credo che sia un posto sul quale verranno fatti dei ragionamenti. In questo senso l'Inter direi che ha bruciato un po' la concorrenza andando a prendere Gosens. Che si ragiona su una difesa 4 può essere un po' troppo spavaldo, ma per giocare con la difesa 3 il laterale a tutta fascia, ammettendo che rientri pienamente dall'infortunio, cosa che tutti si aspettano, Gosens è il top assoluto. Voglio vedere cosa fa la Juve. Mi aspetto un volto nuovo quest'anno.